adesso dopo anni che ci prendiamo cura delle vostre mani, delle vostre unghie, arriva sto coronavirus. Era un casino per tutti noi. E allora pensavo che sarebbe carino qualche consiglio come e cosa fare a casa e cosa non fare. Tagliate con forbicine e col tagliaunghie. Non usate nessun altro attrezzo, ma usate una lima. Sicuramente le vostre unghie si saranno allungate e cominceranno a darvi fastidio. Vi consiglio di accorciarle molto, ma non con la tronchesina, non con una forbicina, ma con una lima. Limatele bene corte, eventualmente con la stessa togliete bene il colore e poi mettete uno smalto di vostro gradimento. Una lima di carta, quelle che usiamo sempre noi anche in salone. Se accorciate una volta a settimana non arriverete mai ad una lunghezza eccessiva e quindi non vi darà troppo lavoro. Avete voluto sfidare il destino e non accorciarle e vi si è staccata totalmente un'unghia? No panic! Accorciate tutto il più possibile, togliete un po' di i residui di gel eventualmente sulla superficie della lamina delicatamente e poi metteteci dell'olio, qualsiasi olio, di jojoba, mandorla, olio d'oliva, olio di ricino, va benissimo qualsiasi cosa. Non riattaccate con l'attac. Tutte le lattine che abbiamo comprato per non morire di fame vanno aperte non con le unghie, ma con qualsiasi cosa per alzare la linguetta. Come potete vedere, tanto per cambiare, sono in cucina, cosa che non faccio mai in questi giorni, e sto facendo la pizza. Ora si pone un problema, che è quello di aprire le lattine con le unghie lunghe. Questa nemica amatissima, tra poco vi faccio vedere come la apro. Specialmente adesso, non mangiatevi le unghie, mettetevi qualsiasi cosa in bocca, ma usate degli snack sani. Und der Nonnen-Tipp, lasse ich jetzt für die Frau Mama geben. Mama? Ja? Tick, was wird mit Nintendo? Na, die Nägel. Tu immer die Hände waschen und nachher die. Und dann tut man es allen, gell? Alle Tage. Alle Tage. Leider, dass es alle sehen und dass es alle wissen. So wie der Chef tut. So. Genau. So. Und so. So. Fest einmassieren. Genau. Aufs Nagelbett und den ganzen Nagel. Habe ich oft genug zugeschaut. Und oft genug du auch. Und der hat mir oft genug geschimpft, obwohl er kein Recht hat, seine eigene Mama zu schimpfen. Yeah. Weil wenn er nicht so die Idee sein will. Was schimpfen tut. So. Die zweite Hand da. Se la smuovianti. E con questo tutti noi vi auguriamo che questo periodo passi il più in fretta possibile. Niente baci, niente abbracci, ma un caloroso saluto da tutti. Io resto a casa, fatelo anche voi. E ci vediamo presto in salone.